C'erano anche Emma e Mahmood fra gli ospiti delle due serate realizzate all'Arena di Verona per una Nessuna 100.000, evento fondato da Fiorella Mannoia, con lo scopo di raccogliere fondi per le strutture che sostengono le donne vittime di violenza. La cantante, durante le prove, ha notato il collega prendere il sole sugli spalti senza maglietta e ha ben deciso di fare del servizio pubblico immortalandolo. Oggi niente tuta gold, ringraziatemi, ha scritto ironicamente. Anche Emma, proprio come Mahmood, sul palco ha iniziato a mostrare un po' di corpo e questo è stato oggetto di critiche che a lui, in quanto uomo, non sono mai state fatte. Anzi, lo ha notato anche lei, come dichiarato mesi fa fra le pagine di Grazia. Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sull'S3 no. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nude zero e mostrare i cap trezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere. Emma. Io persona libera di mostrarmi come voglio, sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l'avessero tutte. In America sul palco con un micro body c'è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patti Pravo si esibiva con le camicie aperte sull'S3 no. Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime.